Buongiorno. Buongiorno. Dove ci siamo oggi? Oggi ci troviamo alla Lamezia Terme, provincia di Catanzaro, Calabria, in un impianto di 4 ettari di Paulonia Cotevisa 2. E allora, che si fa oggi qua? Allora, siamo in una fase della supervisione dell'impianto per fare le misurazioni delle dimensioni degli alberi. Bene, questo impianto quante ettari sono e che anno è? Dopo taglio tecnico, chiaro. Esatto. Qui abbiamo 4 ettari di Paulonia Cotevisa 2 e siamo al secondo anno dopo taglio tecnico, quindi alla fine del secondo anno. Allora, prego, misuriamo un po' di alberi per fare vedere con trasparenza totale quanto ce l'ha al 1 metro di altezza. 24. 24. Più alberi. 22. Un po' più forte per sentire direttamente al 24. 24. 20. 20. 24. 24. 20. 20. 26. 23. 23. Altre. 19, 23, 21, 26, 19, 20. Arriva. E allora, conclusione, prego, trasparente 100%, quella che oggi non è primo impianto che è fatto superviso. Conclusione vostra da questo impianto di 4 ettari, secondo anno. Dimmi. L'impressione è assolutamente positiva, perché alla fine del secondo anno abbiamo dimensioni che diamo negli standard per raggiungere tranquillamente entro la fine del terzo anno i 30 cm di diametro. Questa sicuro in questo impianto? Sì, questo perché, impianto sicuro. Perché secondo me è arrivato sulla falda di acqua e allora non serve acqua dal cielo o da irrigazione. Serve però, è chiaro, è meglio quando la radice è arrivata sulla falda. I tubi, come si può vedere, ancora l'impianto è a terra, quindi sì. Non è stato mai rimosso ed è stato sempre irrigato. La stagione trascorsa è stata una stagione estremamente siccitosa, perché per 6 mesi consecutivi non ha piovuto. Comunque su questo impianto riscontriamo una crescita piuttosto omogenea e soddisfacente. Sì. Possiamo dire tranquillamente che siamo intorno a 20 e qualcosa in più anche. E la media secondo me qua è un 23, sì. Ma anche no? 22, però è va bene, però un anno sì, però hanno 2, 22 è chiaro che supera 30 tutti gli alberi, chiaro. Sì. E allora è chiaro, no? Oggi in che giornata siamo? 25 gennaio 2018, per essere trasparenti con la gente, certo. Grazie a voi.